collaborazione col Ministero, con Fondazione FS, dotiamo l'offerta turistica siciliana di 20 tratte turistiche, dei treni turistici per accompagnare i turisti nelle località più prestigiose, da quelle delle città tardobarocche alla zona dell'Agrigentino, alla Valle dei Templi, alla Strada degli Scrittori, e 3 treni verso Taormina, capitale del turismo siciliano. Ci sono già delle date fisse, in modo che i tour operator e gli operatori turistici possano organizzarsi al fine appunto di rendere sempre più ricca l'offerta turistica siciliana, ed è un prodotto questo che vogliamo strutturare nel tempo sempre di più, sempre meglio, per come dire, non farle diventare soltanto delle tratte estive, ma delle tratte strutturate, certe, e che possono essere appunto, possono avere una continuità importante nel tempo. Innanzitutto la presentazione della legge a livello nazionale, che ha portato in questi ultimi mesi, dalla sua data di presentazione, ma diciamo dalla sua discussione in Commissione Infrastrutture della Camera, a sollecitare diciamo il governo, il Parlamento, nella direzione di una grande assunzione di responsabilità nei confronti appunto di un segmento turistico che ha, diciamo, che avrà in Italia, che già sta dimostrando di avere, una grandissima rilevanza anche dal punto di vista economico. E, diciamo, è importante che questa legge sia partita dai nostri luoghi, dalla Sicilia, dalla Valle dei Templi, e questo è un fatto, diciamo, che caratterizza positivamente l'azione che stiamo svolgendo a livello parlamentare con gli altri deputati siciliani tutti.